Eccoci qua, siamo davanti allo stand di Giovanni Michetti, Discovery Cam, che ci illustrerà qualcosa di molto particolare oggi, perché è un'attrezzatura veramente interessantissima. Buongiorno. Buongiorno. Ecco. Andrea, allora, Michetti. Andrea, scusi, non Giovanni. Andrea Michetti, ci può illustrare di che cosa si tratta questa nuova tecnologia? Senz'altro, questa nuova tecnologia permette di andare a osservare nel modo più completo e rigoroso possibile l'interno di uno strumento musicale, quindi di uno strumento d'arco noi possiamo fare la fotografia in quel momento del suo stato di salute interno. Quindi possiamo avere realizzare una documentazione molto particolareggiata di tutto quello che è il restauro e il vissuto dello strumento. Quindi senza doverlo ancora aprire. Senza doverlo aprire, soprattutto a strumento montato. Quindi arriva il cliente dal liutaio al suo strumento con l'ipotesi di qualche problematica. Il liutaio non può guardare l'interno dello strumento insieme al musicista e riuscire in questo modo a, dialogando con lui, fargli vedere quali sono le eventuali problematiche dello strumento stesso, no? E questo è estremamente importante per la fiducia reciproca tra il liutaio e il musicista, no? Quindi il musicista è molto soddisfatto e si appassiona di più allo strumento, perché lo conosce veramente non solo da fuori ma anche dentro, quindi i restauri, soprattutto gli strumenti importanti, i restauri che sono stati eseguiti, come sono stati eseguiti, ed è questa anche un'altra particolarità molto importante. Il nocciolo della questione è che questo sistema di visione è stato progettato da persone con esperienza di liuteria innanzitutto, perché io mi dedico anche di questa a costruire gli strumenti e quindi faccio anche ricerca. Sono partito dal fatto che mio nonno, essendo stato un liutaio piemontese, Plinio Michetti, io continuo la sua tradizione, e quindi avevo bisogno di capire come lui lavorava. Quindi all'inizio cosa faccio? Devo guardare dentro, e allora di lì è nata l'avventura. Ho progettato quindi un sistema di visione dedicato proprio a chi opera sugli strumenti. A questo punto la parola opera diventa, ci fa accendere una lampadina. Quindi io posso fare anche dei restauri con lo strumento chiuso, certo. Cosa che fino a poco fa era molto difficile. Certo. Se non ad esempio la scuola di Milano, sotto la guida di Gabriele Negri, Canevari, eccetera, stanno con grande soddisfazione degli allievi facendo dei restauri internamente allo strumento. Quindi, a violino chiuso. A violino chiuso, quindi all'interno delle F, no, io posso fare tanti bei lavori, e anche in altre zone, non lavori pesanti sullo strumento come il rifacimento di una patch dell'anima o queste cose qua, però la chiusura di crepe e quant'altro possono essere fatte, riparazioni sulle non so, sulle controfasce, poi dipende da dove. Quindi è molto importante, oltre per andare a curiosare, per lavorarci dentro. Quindi il non detablare lo strumento per fare certi lavori è un grande vantaggio per lo strumento stesso. Okay? E quindi il sistema completo prevede non solo la telecamera, ma anche il supporto per lo strumento, perché io devo avere lo strumento fermo, devo sempre lavorare con due mani libere, no? Quindi strumento fermo, uno stand per tenere la mia telecamera fissa, quindi ho l'inquadratura della zona dove vado a lavorare, io muovo strumento e telecamera insieme, l'inquadratura rimane fissa. E l'inquadratura dove la vediamo? Su un computer, su un televisore? Ce lo vediamo su un monitor. Su un monitor, qualsiasi monitor. Monitor che può essere un tablet, può essere il nostro monitor del PC, possibilmente un po' grande, USB, con una porta USB. Abbiamo tutto il nostro sistema di illuminazione dedicato, fatto a LED, fatto in modo che non scaldi assolutamente la parte della luce, in particolare quella che noi andiamo a inserire nell'occhio inferiore delle F, perché soprattutto gli strumenti verniciati ad olio sono anche delicati e quindi ci vuole molto rispetto in queste cose qua. Quindi è tutto un sistema concepito per lavorare con sicurezza e ottenere le migliori trasformazioni.
Recentemente sto facendo anche dei lavori su degli strumenti di Stradivari, di documentazione. In futuro ci sarà un libro, il primo libro che uscirà probabilmente sarà un libro su mio nonno, dove non solo le formazioni degli strumenti esternamente, ma andremo a documentare per ogni strumento lo stato interno, in più associato con le attrezzature che lui ha usato per fare quello strumento, quindi le forme, i modelli delle F e quant'altro. Quindi questo è un nuovo modo di approcciarsi a quella che è la documentazione sugli strumenti, e quindi qui potrebbe aprirsi tutto il rifacimento dei libri di liuteria fatti fino ad oggi. E questo può diventare una messe di informazioni per i tecnici, per gli appassionati, eccetera, dove c'è una quantità di lavoro incredibile da fare. Abbiamo modo di vedere come funziona questa operativamente? Sì, certo, certo. Io passo nella stazione di lavoro, così faccio. Ci vediamo lì. Siamo usciti perché non ne potevamo più. È un po' solo, certamente. È bellissimo. È il caso che un giro pazzesco. Vai a parlare. E poi lui è arrivato alle 6. Per esempio qui abbiamo uno strumento della fine del 1600 che deve essere completamente restaurato. Nelle immagini, innanzitutto, ecco, questa è la telecamera, che è composta da una parte elettronica collegata con cavo USB al computer. Poi abbiamo uno stelo che può essere leggermente flesso in un senso e nell'altro, e abbiamo la telecamera. Non abrasivo in nessun modo. Assolutamente. Fantastico. Come potete vedere, è perfettamente arrotondata con della resina la punta, ed è una guaina morbida. Sì. Per cui io, andando a inserire attraverso le F la mia telecamera, sono sicuro di non danneggiare e di poter ispezionare l'interno. Ad esempio, su questo strumento qua è interessante vedere tantissime cose, come il manico è inchiodato, sono state fatte delle doppiature sopra lo zocchetto, vediamo delle crepe chiuse, riparate, alcune aperte, ecco, infatti c'è una scollatura, eccetera, c'è tanto lavoro da fare. Ma la cosa molto interessante è qual è, che io posso andare a vedere tutte le firme e i timbri che ci sono all'interno. Sì. Non solo l'etichetta, ma anche vari restauri. Esatto, ad esempio questa qui, in questo momento qua io vado a regolare il fuoco della telecamera per rendere più nite dall'immagine. Questo qui, il fuoco si può regolare manualmente. Io devo estrarre fuori la telecamera, come si faceva sulle reflex manuali di una volta. Io qui vedo un'etichetta che non è quella dell'autore, ma di chi ha fatto il primo restauro nel 1750, un certo Baravalli di Pavia, è un liutaio che ha operato nella metà del 700 appunto a Pavia, ha restaurato questo strumento. Poi abbiamo anche qua Lorenzo Castelletto, ad esempio, che ha ristorato lo strumento in seconda battuta nel 1834, 720. Quindi si vede che si possono osservare in modo puntuale ogni cosa all'interno dello strumento. Straordinario. Quindi posso ricercare quindi come strumento per l'autenticità degli strumenti ad arco, no? È estremamente fondamentale. Perché io posso vedere il modo di lavorare del liutaio uniti con agli studi di dendrocronologia, eccetera. Io posso effettivamente riuscire a datare con molta sicurezza quello che è lo strumento, quindi l'attribuzione dello strumento stesso. Quindi si inserisce questa lampadina. Noi abbiamo queste luci con una parte in gomma, dove io vado a inserirla nell'occhio delle F e vado
a indirizzare la mia luce. Sì, ecco. È libero. Ho anche questa luce qua lunga, flessibile, che mi permette di portare punti dell'illuminazione in ogni punto della cassa dello strumento. Quindi io, giocando con le ombre e le luci all'interno, riesco a mettere in risalto tantissimi particolari. È un lavoro da fare con pazienza, ma si ottengono dei risultati straordinari. Ad esempio, se noi volessimo prendere uno strumento più moderno, no? In questo caso io, vedete che un supporto rigido su cui posso fermamente bloccare lo strumento, okay? Spalliere il violino. Quindi infatti io ho pensato, com'è che posso tenere fermo lo strumento al meglio? Lo strumento che viene usato per tenere il violino. Poi tanto tagliate. Un po' come fare una gastroscopia a uno strumento, insomma. Esatto. Quindi questa è un'apparecchiatura essenziale sia per il restauro che per le riprese video fatte per bene. Io ho la possibilità di posizionare lo strumento in modo sicuro, questi piedini sono regolabili in altezza, di modo che io accompagno la presa dello strumento sul piano corretto. Poi inserisco nell'occhio delle F, dopodiché vado all'interno dello strumento. Ecco, questo qui è uno strumento del primo Michetti del 48, dove la prima caratteristica che vediamo di diverso dalla stragrande maggioranza degli strumenti sono le controfasce passanti sugli zocchetti. Questo liutaio ha iniziato l'attività in Liguria, a Savona, nel 1923 sono i primi suoi strumenti, ed ha ereditato da Candi questa caratteristica delle controfasce passanti. Poi, come vedete, ci sono delle firme a mano che individuiamo rapidamente, ci sono altre etichette nello strumento che possiamo osservare con grande cura, ad esempio l'immagine che avevamo vista prima, per andarla a vedere bene io fletto un pochettino la telecamera, regolo il fuoco perché mettendomi in questa zona qua avrò una distanza 3 centimetri, infatti provo all'esterno, verifico il fuoco, lo cambio, quando ho trovato la mia distanza io posso andare tranquillamente a inserirmi e quindi vado a osservare la scritta a penna realizzata dal liutaio con i suoi commenti. A volte non c'è solo la firma, ma ci sono proprio dei commenti di vita. E quindi io posso, lavorando come vedete con le luci, sistemare bene il colore e quant'altro. Naturalmente io posso fare dei fermi immagine, come posso fare anche dei video. La cosa importantissima di questo sistema è che, come tutte le webcam, io lo posso utilizzare anche come telecamera di Skype.